Da sempre l'uomo è attratto dalle grandi sfide e cova dentro di sé il desiderio di toccare il cielo con un dito. Già gli antichi, tentando la costruzione della Torre di Babele, avevano dimostrato questo bisogno di innalzarsi al di sopra delle montagne e guardare al di là delle nuvole. Oggi, lo sviluppo in verticale è diventato una necessità improrogabile nell'ottica della riqualificazione urbana. Facendo di necessità virtù, alcune aziende sono riuscite a realizzare mezzi da costruzione di dimensioni mastodontiche e dalle capacità incredibili. Ne sono un esempio queste magnifiche gru, gli strumenti migliori per realizzare grandi progetti, lavorando ad altezze da capogiro. Lavorare in alto significa pensare in grande. Per lavori di questo genere puoi affidarti alla qualità a prezzi unici dei nostri sollevatori rotativi con verricello che ti porteranno al settimo cielo, sempre che tu non voglia radiocomandarli a distanza. Jiffy Top presenta oggi le 5 gru più alte del mondo. Buona visione! Quinto posto, la Terex Demag CC 6801. La gru cingolata con braccio a traliccio Terex Demag CC 6800 è una vera e propria bestia. Per muoversi necessita di ben due motori diesel. Riesce a sollevare carichi fino a 1250 tonnellate, portandoli ad altezze di oltre 200 metri. Proprio per queste sue qualità si adatta alle richieste di varie tipologie di clienti e trova applicazioni in numerosi settori, tra cui quello industriale, navale ed eolico. Un caso straordinario in cui questa gru ha dato prova delle sue abilità è stata la decostruzione di un carro ponte a Marina di Carrara, eseguita dalla Vernazza Autogru, un'azienda fiore all'occhiello dell'ingegneria italiana. Quarto posto, Liebherr LR 11000. La caratteristica migliore della Liebherr LR 11000 è sicuramente la sua versatilità. Può essere configurata in molteplici versioni, per cui riesce a rendersi utile in una gamma di lavori molto ampia. Si va dalla movimentazione portuale all'edilizia industriale, ma anche la costruzione di varie infrastrutture, come ad esempio i parchi eolici. In questo filmato la vedete all'opera durante i lavori per il posizionamento di una gigantesca sala macchine sulla torre di una turbina eolica in Germania. L'LR 11000 è completamente a suo agio in tutti i tipi di cantiere e non teme le condizioni proibitive, come nelle raffinerie. Ha dalla sua anche delle statistiche importanti, una capacità massima di carico di 1000 tonnellate e un'altezza massima di lavoro di circa 220 metri. È stata inoltre costruita per garantirne il trasporto a basso costo. La gru è infatti progettata per una larghezza di trasporto di 3,5 metri e un'altezza di trasporto di 3,2 metri. Compatta ed efficiente, fa valere la grande tradizione della meccanica tedesca. Terzo posto, la Terex Demag CC 8801 Twin. È la gemella di un'altra gru prodotta dalla stessa ditta, la CC 8801. Questo modello si eleva fino a 234 metri e solleva senza difficoltà addirittura 2900 tonnellate. Dà il meglio di sé nei cantieri più delicati e nei progetti di costruzione monumentali a larga scala. Nessuna sfida è impossibile per la CC 8801 Twin. In particolare, sembra resistere davvero bene al caldo torrido del Qatar. Si potrebbe definire un vero e proprio gioiello della meccanica, precisa ed elegante, a dispetto dell'impressionante potenza del suo motore diesel OM502LA che la alimenta sfruttando i suoi 516 cavalli. La CC 8801 Twin è dotata inoltre di un sistema di controllo con funzioni di sicurezza integrate e, come gli altri modelli di casa Demag, è personalizzabile con inserti e pulegge opzionali. Secondo posto, la Terex Demag CC 8801, capace di raggiungere un'altezza di ben 240 metri, perde tuttavia contro la gemella sul versante del peso sollevabile.
possedendo una capacità di sollevamento massima di sole, si fa per dire, 1760 tonnellate. In compenso, il braccio principale ha ben 7 configurazioni possibili e può estendersi fino a 155 metri. Questa straordinaria gru è stata impiegata con successo nel sollevamento di una nave lunga 102 metri e pesante 595 tonnellate, che ha effettuato in modo rapido e sicuro. Come se non bastasse, ha stabilito anche un nuovo record per il sollevamento più pesante per un impianto di produzione in Louisiana. La carrozzeria, gli assi trasversali e i telai laterali del carrello sono tutti resistenti alla flessione e alla torsione, essendo realizzati in acciaio strutturale a grana fine e ad alta resistenza. Una garanzia. Primo posto, la Lieber LR 13000. Siamo finalmente arrivati alla gru più potente del mondo. Questo colosso sfiora i 245 metri di altezza e solleva fino a 3000 tonnellate. Per darvi un metro di paragone, la Torre di Pisa è alta appena 56 metri, un quarto delle dimensioni della Lieber LR 13000, e 3000 tonnellate corrispondono a qualcosa come 1000 elefanti. Non a caso è spesso protagonista delle operazioni di sollevamento di Mammut, il leader globale di questo settore. In queste clip video, la Lieber LR 13000 viene utilizzata per operazioni estremamente complesse. Il posizionamento delle quattro gambe di una piattaforma su una nave atta all'installazione di turbine eoliche, ciascuna da 920 tonnellate e lunga 87 metri, e l'installazione di due reattori grazie al possente braccio da 96 metri. Quando si dice un gigante buono. Ti è piaciuto questo video? Non dimenticare di mettere mi piace. Attiva tutte le notifiche per vedere il prossimo video.